Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: alcuni personaggi pubblici non hanno mai avuto problemi a schierarsi politicamente, specie in un momento tipo quello attuale, in cui ci si trova in piena campagna elettorale. Ecco, a tal proposito, cosa è accaduto di recente sui social tra la giornalista Selvaggia Lucarelli e la showgirl Valeria Marini. Selvaggia Lucarelli, come tutti saprete, è una nota giornalista, opinionista, blogger e conduttrice, con un passato anche da attrice teatrale. A partire dal 2016, la Lucarelli è una delle presenze fisse della giuria di Ballando con le Stelle. Ha scritto per il Fatto Quotidiano e ad oggi collabora con il quotidiano Domani. Selvaggia, inoltre, è anche molto attiva sui social, specie su Twitter e su Instagram, piattaforma sulla quale conta più di 1 milione di follower. Valeria Marini, invece, è una famosa attrice e soubrette, la quale ha preso parte a numerosi programmi televisivi e reality show. La grande popolarità per Valeria è arrivata nel 1992. Anno in cui è diventata una delle prime donne della Compagnia del Bagaglino, voluta da Pier Francesco Pingitore. Da allora, la carriera della Marini non si è mai più fermata. Tra le due donne, di recente, è avvenuto un battibecco social, che in poco tempo è subito diventato virale. Tale situazione è scaturita da un tweet postato da Selvaggia Lucarelli, inerente alle elezioni, al quale Valeria Marini ha risposto: scopriamo insieme che cosa è accaduto. Punto il botta e risposta social tra la Marini e la Lucarelli. Pochi giorni fa, Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un tweet sul suo profilo social attraverso il quale ha espresso la sua opinione, inerente al periodo di campagna elettorale che stiamo attraversando, menzionando la leader del partito Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. In questa fase, più si dà dell'ignorante e della fascista alla Meloni e più potenziali elettori si sentiranno da lei rappresentati. A replicare alla parole della Lucarelli è intervenuta Valeria Marini, la quale, invece, ha preso le difese della politica. Cara Selvaggia, hai tanto, anzi, tutto da imparare da Giorgia Meloni. Per esempio, il rispetto che ha per gli altri e soprattutto per l'universo femminile e per tutte le donne. Al tweet della Marini non solo è seguita un'ulteriore risposta della giornalista, ma anche molti commenti da parte di alcuni utenti del web, i quali, sempre tramite social, hanno iniziato ad attaccarla per le sue affermazioni. I commenti contro Valeria Marini, punto lo scambio di opinioni tra Valeria Marini e Selvaggia Lucarelli su Twitter, si è trasformato ben presto in un campo minato sul quale la showgirl è stata duramente attaccata da alcuni utenti che, evidentemente, hanno opinioni diverse dalla sua. Ecco a tal proposito alcune delle critiche che sono state rivolte alla Marini: troppa plastica fa male, quindi l'aria da oca scema non era solo apparenza. Credo il silicone ti sia entrato nel poco cervello che avevi. E molti altri ancora. Cosa ne pensi delle notizie di qui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.